Quando sulla pagina Facebook posto un video con un nuovo esercizio da fare, la domanda è sempre la stessa. Ma quante ripetizioni devo fare? E credo che questa non sia la domanda giusta da porsi. La domanda giusta da farti dovrebbe essere: quali sensazioni dovrò percepire alla fine di questo esercizio? Concentrarsi sulle ripetizioni ha un'importanza relativa, perché a parità di ripetizioni e a parità di esercizio fatto a corpo libero, lo stesso esercizio potrebbe essere per persone diverse inutile, giusto o esagerato. Ti faccio subito un esempio. Un semplice squat a corpo libero fatto per 15 ripetizioni per un atleta sarà molto probabilmente inutile, quasi impercettibile. Per una persona sedentaria un buon esercizio, per una persona obesa impossibile da fare. Questo ovviamente vale per tutti gli esercizi a corpo libero, dove il livello di allenamento e il peso corporeo fanno tutta la differenza del mondo. Ecco perché tutti i miei programmi di allenamento si basano sul tempo e non sulle ripetizioni. Se vai a guardare i video esercizi che posto tutte le settimane sulla pagina Facebook, troverai come indicazione non le ripetizioni, ma di ripetere quell'esercizio per un minuto o al massimo un minuto e mezzo. Quando lavori a corpo libero, il parametro che devi sempre tenere in considerazione è l'esaurimento muscolare. Il concetto è molto semplice: tu parti determinata per fare il tuo minuto e quando non ce la fai più, ti fermi. Quindi è giusto puntare a fare un minuto, ma se l'esaurimento muscolare arriva prima del minuto, hai fatto un ottimo lavoro, hai dato un ottimo motivo ai tuoi muscoli di cambiamento per aumentare il loro tono. E mentre aumenta la fatica, non aver paura di farti male, perché lavorando a corpo libero questo rischio non c'è. Viceversa, se riesci a fare lo stesso esercizio per più di un minuto e andare oltre tranquillamente, la questione è molto semplice. Quell'esercizio non va bene per te, è inadatto, è troppo semplice. Quindi da oggi, quando sarai di fronte al nuovo esercizio, non chiederti quante ripetizioni devi fare, ma lanciati in quell'esercizio per un minuto e vedi che cosa succede e senti come lo senti.